organismo strumentale per gli interventi europei, un oggetto ancora misterioso la cui istituzione è prevista dalla legge di stabilità. Un organismo che dovrà occuparsi di gestire una partita da 2,5 miliardi di euro relativi ai finanziamenti europei, dal FAS, PORFERS, passando per il PSR, e anche delle centinaia di milioni di euro previsti per gli interventi del Masterplan per il Sud. Un ennesimo baraccone di cui sono ignoti costi e dimensioni, secondo l'opposizione di centrodestra, che serve più che altro al presidente D'Alfonso per accentrare nelle sue mani e trasferire a Pescara la delega importante dei fondi europei. Quello che mancava all'Abruzzo per spendere bene e subito le risorse e non restituire nemmeno un centesimo a Bruxelles, ribatte la maggioranza. Qui si sta ritornando ai vecchi carrozzoni di una volta. Un organismo di questo genere, che è mascherato da buone intenzioni, in realtà ha due obiettivi. Il primo obiettivo è quello di accentrare in capo, ormai direi a una riforma, insomma, al presidente e ai suoi uomini, tutte le funzioni in sostanza. E poi c'è anche un altro rischio molto forte che io ritengo. In questo scenario vedo una sorta di volontà di accentrare verso Abruzzo Sviluppo e quindi togliere una funzione all'Aquila per attribuirla a Pescara. Organismo strumentale per gli interventi europei, e voi difendete la scelta? Non è che la difendiamo, la sopportiamo in maniera decisa e forte, consci di un dato di fatto: ormai i fondi derivanti dallo Stato centrale sono sempre di meno e saranno sempre di meno nei prossimi anni, per cui l'unico modo è attrezzarsi adeguatamente per ricercare e captare quei fondi europei che purtroppo finora troppo spesso ci sono passati sopra la testa.